Riaquisito in studio per parlare di calcio, 3 punti di penalità all'Avellino, 18 mesi al difensore Izzo, 5 anni all'ex capitano Millesi, stangata del Tribunale della Figi nei confronti dell'Avellino Calcio nell'ambito della vicenda Calcio Scommesse. E per quanto riguarda invece il calcio giocato, sabato ci sarà Paganese contro la Vibonese, ma è già vigile di campionato per la Serie D perché si gioca domani pomeriggio. In servizio. Cambia ancora la classifica della Serie B, dopo le penalizzazioni inflitte a Pisa e Latina, ecco giungere i tre punti di penalità all'Avellino per via di alcune vicende di calcio scommesse relative alla stagione 2013-2014, in particolare sotto la lente di ingrandimento del Tribunale Nazionale Federale le partite contro Modena e Regina. Squalificato per 18 mesi il difensore del Genoa della Nazionale, allora all'Avellino Armando Izzo, nei guai l'ex capitano dei Lupi, Millesi, che ha subito una sanzione di 5 anni, però sciolti, Pisa Cane, il e anche il centravanti Gigi Castaldo. Avellino che scende a quota 41 punti, finendo a meno 5 dalla Salernitana, che invece può continuare a sperare in una qualificazione difficile ma non impossibile, ai playoff. Mister Bollini tiene tutti i suoi giocatori sulla corda in vista della sfida di lunedì con il latino alla Rechi. Lega Pro Girone Cifila, tutto liscio per la Paganese che si sta allenando in vista della gara di sabato al torre contro la Vibonese. La ritrovata vena sotto porta di Reginaldo è stata anche segnalata da Rai Sport che ha dedicato uno spazio all'ex centravanti di Siena e Fiorentina. Azzurro Stellati che dovranno sfruttare al meglio il fattore entusiasmo creatosi con il successo contro l'Acragas, griffato proprio Reginaldo. Importante dare continuità ai risultati ottenuti recentemente e restare stabilmente nelle prime 10 piazze senza far avvicinare qualche potenziale concorrente domani invece è già campionato per le formazioni di Serie D per il turno pasquale Nocerina che affronterà in trasferta il Ciampino gara non facile al di là della classifica dei Laziali che sono all'ultima spiaggia per tentare di non retrocedere direttamente mister Simonelli vuole il massimo dai suoi sperando che Trastevere e Bisceglie frenino ancora il tecnico non ha convocato Girardi ormai fuori dai giochi non avrà Albanese infortunato e Vitolo squalificato mentre per scelta tecnica non sono stati chiamati in causa Amato Falcone e in campo anche la Cavese nel giro con il Roccella, i metelliani dovranno vincere e sperare che il Leonzio non faccia lo stesso, arrende per tenere aperta ancora una piccola speranza di rimonta ma sembra oggettivamente un discorso chiuso, quello per la promozione diretta, i ragazzi del presidente Campitiello dovranno pensare a vincere ma esclusivamente per tenersi ben saldo il secondo posto che vale tanto in chiave playoff. E questo era l'ultimo servizio, vi ringrazio per averci seguito, l'informazione di Telenova ritorna più tardi, arrivederci.